finito il turno, ci sono un pochino più di macchine, sempre la musica a fare compagnia e a tenerci svegli. Ecco qua, così, poi lo portiamo di così, vicino. Guarda questa principessa, che servizio. Benedetto beato. Giù, no alle botte. Ma Simone è beata. Allargo sulla manica e sull'occhio. Arrivo! No. Eccoci arrivati a casa, andiamo a chiudere le persiane per poter dormire un pochino e dopo queste 10 ore di turno in cui non si mangia, non si beve, non si fa pipì, perché sennò bisognerebbe togliersi tutte le protezioni e rimettersi le nuove, ma siccome ne abbiamo pochissime lo si fa solo in caso di estrema necessità. Eccoci, adesso colazione e nanna.
gioco con me le macchinine. Inizia a metterle via tu, poi ti aiuto. No, perché sono troppe. Vieni con me. Io adesso arrivo. Guarda che viene Benedetto ad aiutarti. No, vieni te, mamma. Sì, adesso arriva. E non si fa distrarre neanche un po'. Io leggo un po' meno. Ho troppi video da guardare. Anche noi di Radio Freccia ci uniamo all'appello di tutti gli operatori sanitari. Restiamo a casa. Solo così supereremo insieme questo momento. Radio Freccia. Operatori! Eccoci a noi, on fire anche questo martedì 24 di marzo del 2020. Mi ha dato un po' sempre la vista perché... Vediamo se ci arrivi. Cos'è sta roba? No, no, è giusto, è giusto. È giusto. Che noio. Dai che ci sei quasi a incastrarmi.
Cosa stai facendo, Davide? È una tagliata l'uovo di Pasqua. Di burro qui, lo fai sciogliere un pochino, 40 grammi di burro e 50 grammi di zucchero, metti nel kitchenaid con le fruste elettriche e fai andare 100 ml del latte e 70 grammi di farina. Nel mentre sbuccio le mele. Le mele le sbuccio, butto tutte le mele dentro, mescolo e butto nella teglia. Vai Marche, adesso se le punte. Marche, le facciamo noi grandi. Marche, facciamo noi grandi. Anche sulle punte. Buon compleanno, Sofia! Guarda, è lì, la vedo! È là, ciao! You're lucky I've been busy. Yeah. Thank you.
86. Ma che cosa pesi troppo? Ma caldo! Dai, facciamo un video che andiamo indietro. Come facciamo a vedere? Cariola motore! Ma che devi andare indietro? Arriva, vediamo se anche oggi è vuoto. Direi di sì. Anche se tu non sei in porta. Dai!
facendo? Un video. Documentando. Mamma? Is that fun? Wow. All the fun you need during a pandemic. A pine cone and a slide. So fun. And here's sleeping. Go push the swing. Wow. Dai, dopo ti do una noce se vuoi, se mi dai qualcosa che mi faccia passare l'ansia, eh? Va bene, allora vado a prenderti le mandorle o le noci? Cosa vuoi, no, le mandorle? Dai, arrivo, dai, ciao, ciao. Arriva. L'unico senza bicchiere sei tu. Vedi che culo. Insieme. Arriva anche l'Antonio con la Isa. Bellissimo. Non c'è tanto sole però. Mica tanto, guarda sopra. Non so neanche che ore sono, passa adesso il treno. No, non so. And tell me what you're doing, Sarah. I'm having a picnic. Oh, I see. And why are you having a picnic? Because there's nothing else to do. Ah, excellent answer. Adesso uno fa così. Ora nella cannuccia. Salute, tu? E la bottiglia è giù quando torna di sopra. Con la corda. Tutti i poligoni normali che ti viene in mente, con qualsiasi numero di lati, non per forza regolari, quindi non per forza quelli perfetti, li chiamiamo convessi. Quando ci sono quelli un po' strani, che hanno delle punte che rientrano, ok, li chiamiamo concavi. Che cosa hanno questi in particolare? Che uno degli angoli interni, quindi ricordati quando usavamo il goniometro dobbiamo spostare lo sguardo dentro, uno degli angoli interni è più grande di 180. Per cui si forma un bozzo interno, giusto? Ok, altre cose? A little more than usual. Vienti mi svicla. Svicla, yeah. Ok. Často, tak, albo, today, dzisiaj. Has been updated, the lesson including me, ok, manca poco, ciao! Strega le manine, strega. Altra manina. Chiudete il becco e lasciate sopra le tre dita che sono la sua cresta. Bravo Andre, come diceva tua mamma, bravissimo, così. Brava Elisabeth. Fine. Bel portapenne. Bravo Matti, bravissimi ragazzi, siete fenomenali. Così. Ogni tanto, grazie a tutti, io brillo. Siamo a parte, sono così.
Questo forse arriva da casa sua, e metti insieme per il lato, per la nonna. Se lo ricordo tutto. E anche i giornalini, quelli top. Pazzeschi. Quelli esatto, chi però per adolescenti. Cioè. Thank you.
adesso cerca il mio cuore alla sua parola. Grazie.
Adesso aggiungo gli altri ingredienti. Posizione comoda la tua, o scriva? Beh, è una posizione seduta, anzi, più che altro accucciata. E come si fa a diventare scriva? L'ho imparato per corrispondenza, un'ottima scuola. Chi ha questo slogan? Se sapete disegnare, sapete anche scrivere. Cosa? L'architetto Stocafis vuole vedermi? Che venga avanti! Invitiamo tutti i cittadini a non uscire di casa con un grado di estrema necessità. Rispettate la riserva di sicurezza di almeno un metro. Evitate gli assembramenti. È una cosa bellissima! Sì, sì. Vai. Thank you.
Nessuno crede che io vanghi, adesso vi faccio vedere. Sono le 8:30 di domenica sera, sto andando al lavoro e in strada ci sono solo io e la musica a fare compagnia. Persino l'ospedale è deserto. Corridoi deserti, giuro che ci lavora qualcuno qui, eh?
Amore, no. Questo via. Questo sparisce. Ecco. Ciao. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che in questo momento ricevono la benedizione eucaristica, olè, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente con il desiderio al presente rito di benedizione. Io voglio diventare grande. Però intanto devi darmi la tua voce. Urca. E lei gliela dite? La sirenetta. E poi? E poi è arrivato il principe e posa lei, perché lei è la muta. È vero. Ma più la voce. Ma guarda, a me è impressionato ieri, io non so se sia stata una coincidenza o no, però sono uscito, cioè sul balcone uscito perché non posso andare, ho alzato la era sera così, minchia, ho visto un cielo stellato che mai nella mia vita, cioè mai nella mia vita, a Milano. Cioè.
semplice e adesso mi ritrovo senza te. Sapessimo davvero dare un senso a tutto ciò che abbiamo e abbiamo perso. E tu che sulle ali senti il peso della polvere, passati 100 inverni, il mondo ancora è da conoscere. Sul palmo di una mano rose e spine hanno lo stesso peso e cambia il modo in cui una stringe o si apre in fretta o calma. Libertà pensavo fosse semplice e adesso mi ritrovo senza te. Sapessimo davvero dare un senso a tutto ciò che abbiamo e abbiamo perso. Ritrovarsi se stessi ormai, ora il mio posto è qui. Abbiamo perso.